intanto quando parliamo di lavoro noi dobbiamo, come dire, togliere dalle nostre menti ciò che è stato un elemento di divisione, pensando che il mondo del lavoro fosse diviso tra lavoratori, tra imprenditori, tra varie tipologie di lavoratori. Il lavoro è una cosa sola. Il lavoro è il lavoro intellettuale, è il lavoro dell'imprenditore, è il lavoro dell'insegnante, è il lavoro del muratore. Ogni attività umana volta al raggiungimento di obiettivi di carattere economico e non solo questi, si possono riassumere nella parola lavoro. Oggi stiamo attraversando un periodo non direi felice da questo punto di vista. Il cruccio principale, credo, da parte anche dei nostri governanti, della nostra classe politica, è proprio il tema del lavoro. Se noi pensiamo che in Italia tra la popolazione attiva, che può essere, diciamo, impiegata nel dare la propria prestazione nel lavoro, la metà di quello che è possibile impiegare è oggi impiegato. Circa 20 milioni di persone su 40 milioni di persone che potrebbero essere attive nel mondo del lavoro. Ecco, questo è un elemento, un dato su cui riflettere. Noi dobbiamo quindi allargare la platea delle persone che possono e che devono lavorare, perché lavorare non significa solo perseguire degli obiettivi di carattere economico. Certo, lavorare significa il pane per la propria famiglia, significa un futuro per i propri figli, ma per un individuo il lavoro significa realizzarsi, significa dare dignità appunto alla persona, perché attraverso il lavoro si possono perseguire, cogliere quelli che sono i sogni della nostra giovinezza, i sogni della nostra vita. Come poter realizzare tutto ciò in una società moderna, in una società globale, dove alcune opportunità si sono un po' ristrette? E allora io direi che a fianco a questa parola importante che è il lavoro, noi dobbiamo porre un'altra parola altrettanto importante, che è la solidarietà. Solidarietà nel mondo del lavoro. Solidarietà significa che se abbiamo qualcosa di poter condividere in un periodo di crisi, se questo qualcosa è diventato un po' meno di quello che è in un periodo di prosperità, ecco, noi dobbiamo cercare di poterlo condividere con questo concetto grande della solidarietà. Noi dobbiamo condividere la ricchezza che il lavoro, che le nostre imprese, qualsiasi loro siano, ci possono offrire in un determinato momento. Ma questo significa anche che tutti quanti noi dobbiamo un po', come dire, cambiare la nostra visione nei confronti del mondo del lavoro, nei confronti dell'impresa. Un imprenditore che conduce un'impresa, che pensa solamente che la sua impresa sia un elemento di produzione di reddito e di ricchezza per se stesso, ecco, secondo me non ha capito fino in fondo qual è la sua missione. Non ha capito fino in fondo qual è la sua missione. Un'impresa non può essere un motorino che crea denaro e basta. Un'impresa che non ha una funzione di carattere sociale non è un'impresa, non è proprio un'impresa, non ha proprio senso collocata all'interno di una società complessa. E questo senso mostra proprio la propria corda, perché un'impresa concepita in questa maniera sicuramente, io sono convinto, non c'ha futuro, perché se la funzione sociale non viene condivisa con i lavoratori, l'imprenditore, eccetera, non si ha la consapevolezza piena della mission che questa impresa ha, e allora non si possono raggiungere dei risultati ambiziosi. Prima Luigi Passeretti parlava di internazionalizzazione, sicuramente è un tema importante, sicuramente sono quei sentieri che noi imprenditori andiamo cercando per poter allargare i mercati e dare continuità alle nostre imprese, ma
senza la consapevolezza che la mission di tutti i componenti dell'impresa, che è fatta di imprenditore, del capitale e soprattutto dei lavoratori, ecco, questi obiettivi non possono essere raggiunti. Io credo che questa convinzione che oggi sta permeando